Allora, dottor Loreto, quali sono le nuove metodologie che oggi avete presentato qui ad Expo? Beh, oggi abbiamo parlato di tracciabilità delle produzioni agroalimentari ed in particolare di tracciabilità nel settore vitivinicolo, che è un settore particolarmente importante per il comparto agroalimentare italiano. E abbiamo presentato tutta una serie di nuove tecnologie che consentono di lavorare sull'intera filiera, quindi di riconoscere il prodotto in campo, per esempio la cultivar, per esempio la qualità della produzione, e arrivare al prodotto finito, cioè il vino, e quindi riuscire a riconoscere, a tracciare con etichettature, con conservazione particolare dei tappi o di tutto il resto, riuscire a rintracciare pezzo per pezzo tutti i vari passaggi che portano appunto dall'uva al prodotto finito, che è così importante nella nostra produzione agricola. Avete parlato anche di analisi del DNA, ce ne può parlare? Sì, certo. Appunto, l'analisi del DNA è la tecnica di elezione, non soltanto ovviamente in vitivinicoltura, per capire esattamente di che cultivar o di che genotipo stiamo parlando. Ci sono tantissime contraffazioni, moltissime volte noi vediamo, non soltanto nel settore vitivinicolo ma anche nel settore oleicolo, nel settore della pasta, del pane e così via, vediamo tutti i settori trainanti dell'agroindustria italiana, vediamo delle contraffazioni, vediamo delle frodi alimentari e così via. Così, analizzando il DNA, noi siamo assolutamente sicuri che stiamo parlando di una determinata cultivar, di un determinato genotipo, tracciamo quello che è consentito fare per avere, come sappiamo ormai tutti, le nostre denominazioni, quindi la denominazione di origine controllata, quindi l'indicazione geografica e così via. E riusciamo a farlo adesso anche in campo. Quello che abbiamo mostrato oggi è che non occorre più arrivare al laboratorio, ma si può addirittura con delle analisi di campo riuscire a tracciare il prodotto e anche il prodotto finito, cioè il prodotto commerciale. Sono test abbordabili per il coltivatore o sono molto costosi? Beh, come sempre, la ricerca è sempre un passo avanti. Quando il prototipo viene presentato a livello di ricerca, non è mai un prototipo abbordabile come prezzo per il singolo produttore, per il singolo agricoltore. Però, come in tutte le cose, anche in questo caso noi pensiamo che il prezzo ovviamente sarà abbordabile tra qualche anno, probabilmente non per il singolo agricoltore, ma sicuramente per i consorzi che sono, o tra l'altro, proprio i soggetti che più si gioveranno di questa tracciabilità e di questa certificazione, perché appunto hanno tutto l'interesse a dimostrare che quanto viene dal loro consorzio è un prodotto assolutamente garantito e controllato.